Benvenuti, sono Ruth Militano, divulgatore agricolo dell'ARSAC dell'Ufficio Divulgazione di Palmi. In questo video continuo a parlare del trattamento fitosanitario. L'argomento l'ho suddiviso in quattro parti, dalla scelta del prodotto fitosanitario, alla preparazione della soluzione, all'esecuzione del trattamento e alla conclusione del trattamento stesso. In questa seconda parte tratterò la preparazione della soluzione. È una fase molto delicata per l'operatore, in quanto si trova a contatto con il prodotto fitosanitario alla massima concentrazione. È quindi importante che fin da questa fase egli indossi i dispositivi di protezione individuali. Da questo momento, fino al momento della conclusione del trattamento, vanno indossati i DPI. Non si dovrà indossare il normale abbigliamento, ma quello adeguato per essere ben protetto. Vanno protetti gli occhi con degli occhiali chiusi anche lateralmente. Le vie respiratorie vanno protette con delle mascherine, che vanno da questa semplice antipolvere a quella fino a casco integrale, munito di filtro. Vanno indossati guanti e stivali in materiale impermeabile. E devono essere indossati in modo tale che la tuta copra i guanti e gli stivali e non che venga infilata dentro ad essi. Quando si è completamente vestiti, si è pronti per iniziare la fase di preparazione della soluzione trattante. Dove bisogna preparare la soluzione? Va preparata in campagna, il più vicino possibile all'aria da trattare. Se c'è un punto d'acqua, bene. Altrimenti bisogna prendere l'acqua altrove preparando la soluzione sempre in prossimità dell'area da trattare. È vietato preparare la soluzione altrove e poi circolare su strada con l'idroratrice piena. Nella fase preparatoria bisogna porre attenzione al che le idroratrici siano ben tarate. Le attrezzature che vengono utilizzate devono rispettare i requisiti delle norme internazionali ed essere marchiate CE. Non si deve operare in prossimità delle aree sensibili all'inquinamento delle acque. Quando si otturano gli ugelli, non bisogna soffiarci dentro o comunque portarli alla bocca, ma utilizzare l'attrezzatura apposita, quali per esempio degli spilloni. Il dosaggio del prodotto fitosanitario va effettuato con misurine adatte, che vengono utilizzati esclusivamente per questo scopo. Dopo l'utilizzo, questi vanno ben lavati e poi riposti in un armadietto chiuso a chiave, semmai lo stesso in cui teniamo le confezioni del prodotto fitosanitario. La dose che dobbiamo utilizzare è riportata in etichetta. Qua può essere riportata o ad ettaro, quindi per esempio litro ad ettaro, chilogrammi ad ettaro, grammi ad ettaro, oppure può essere riportata a volume, quindi grammi a ettolitro. Il prodotto va pesato sempre all'aperto in assenza di vento, quindi non in locali chiusi. Se dovesse rimanere del prodotto, le confezioni vanno chiuse per bene e riposte in un armadietto specifico per i fitofarmaci. Cosa succede se utilizziamo una dose eccessiva di prodotto fitosanitario? Innanzitutto si avranno problemi di fitotossicità, quindi di avvelenamento della pianta. Si ha poi anche una perdita economica, un costo che si è sostenuto in modo eccessivo. Si hanno inoltre problemi di pericolosità per l'uomo e di inquinamento dell'ambiente. Si presenta anche un problema inerente ai residui, che potrebbero superare il limite di tolleranza anche rispettando il tempo di carenza. Come si procede operativamente? Se si tratta di polveri bagnabili, il quantitativo di prodotto correttamente pesato va stemperato con acqua, dopodiché va versato nel serbatoio che avevamo già riempito fino a metà. Si sciacqua per 3 volte il contenitore in cui avevamo stemperato il prodotto e aggiungiamo questo liquido nel serbatoio. Se ci troviamo invece di fronte a formulati liquidi, questi possono essere versati direttamente nel serbatoio, anche in questo caso già pieno fino a metà. E anche in questo caso si risciacqua almeno 3 volte i contenitori, versando l'acqua di risciacquo nel serbatoio. In questo modo abbiamo recuperato il più possibile il prodotto fitosanitario e abbiamo bonificato il contenitore che adesso è pronto per lo smaltimento.
Una cosa molto importante da fare durante la fase di preparazione è calcolare esattamente la quantità di soluzione trattante da preparare, per non arrivare poi a fine trattamento con il serbatoio che contiene ancora della soluzione, che dovrà essere smaltita con un aggravio della spesa. Ricordo che il serbatoio va prima riempito a metà con acqua, poi si aggiunge la miscela con il prodotto fitosanitario, poi l'acqua di risciacquo. Infine si riempie il serbatoio per circa 2/3 del suo volume totale, per evitare gli sversamenti o tracimazioni, cioè la fuoriuscita del prodotto. Nel caso la miscela produca molta schiuma, si possono usare prodotti antischiuma per contenere la tracimazione. Altri accorgimenti da attuare in fase preparatoria sono quelli di evitare di fare polvere, di fare schizzi, evitare gli sversamenti. Non bisogna miscelare il prodotto con le mani, neanche se si indossano guanti impermeabili, ma utilizzare attrezzatura apposita o dotare l'idoratrice di un premiscelatore. Una volta preparata la soluzione trattante e caricata all'idoratrice, siamo pronti per procedere al trattamento vero e proprio. Alla prossima!